Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo appuntamento in musica. Abbiamo visto quindi del mix che abbiamo lanciato a Natale, abbiamo visto tutte le varie parti, abbiamo visto le parti di batteria, di voci, le chitarre, bassi, per cui adesso andiamo a scoprire quello che è l'ultima parte. Ne avevamo già parlato, o meglio avevamo fatto un accenno nel tutorial precedente, quindi adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo messo nella sezione del master, ma non soltanto, scopriremo anche quella che è la sezione ambient, cioè una traccia dedicata dove poi racchiudo completamente tutto il mix. Personalmente lo faccio veramente da tanto tempo, ha i suoi risultati e continuerò a farlo. Dopodiché abbiamo una sezione del mid-side, fondamentalmente mid-side. Che cosa intendo per mid-side? Allora, innanzitutto abbiamo visto che nelle parti di main abbiamo comunque gestito il side. Questa gestione del side però confluisce su un altro canale, dove effettivamente, e andremo a sentire, arriva soltanto il side di ciò che abbiamo messo inside nei vari main. Scusate il gioco di parole, ma tanto per capirci. Quello che abbiamo costruito inside nella chitarra, oltre poi a confluire nel main, va, per così dire, su un'altra traccia dedicata al side. Lì andiamo a gestire il side, quindi l'equalizzazione del side, la compressione del side, la saturazione del side, tutto quello che vogliamo fare solo all'interno del side. Mentre per quanto riguarda la gestione del mid, cosa facciamo? Fondamentalmente un po' quello che si usa a fare da veramente tantissimo tempo, cioè una parallela del master. Esattamente come si fa la parallela per un kick, la parallela per una New York style sulle drum, allo stesso modo si va a fare faccio, anche se ragazzi stiamo facendo la scoperta dell'acqua calda, faccio una parallela su tutta, diciamo, la parte del mio mix. Ora, cosa confluisce dentro questa parallela, quindi dentro il mid? Non è ciò che confluisce nel side, per tutta una serie di motivi. Uno fra tutti è innanzitutto per non impastare il suono e non sovraccaricare la traccia, in primis. Secondo, per evitare conflitti, quindi intendendo come conflitti tutto ciò che può succedere all'interno, diciamo, di un segnale in cui vengono sommati più segnali e a volte ne risultano segnali uguali e contrapposti. Per cui andiamo a vedere all'interno del software come abbiamo gestito quest'ultima parte, dopodiché chiuderei, anche perché fatto così, come le stiamo facendo noi, è una crescita, nel senso che avete visto le varie parti. È un po' quello che succede nei Patreon, fondamentalmente. Ritengo che sia molto più utile invece il one-to-one, dove c'è la possibilità di fare le domande direttamente, diciamo, al docente o all'interlocutore con cui si ha a che fare. Quindi uno scambio di opinioni. In questo contesto rispondo anche a chi ancora mi chiede come mai non abbiamo fatto il Patreon. Per questo motivo, perché ritengo personalmente che i tutorial che ci sono nel canale siano decisamente più che esaustivi per quanto riguarda l'home recording. E fondamentalmente ritengo che pagare per poter utilizzare un software in maniera basic non rientra comunque in quella che è la politica del nostro canale YouTube. Per cui non abbiamo un Patreon semplicemente per questo motivo. Lo creeremo? Non lo sappiamo, probabilmente no. Abbiamo la nostra piattaforma dove comunque ci interfacciamo con voi. Tanti di voi ci hanno contattato perché volevano saperne di più sul funzionamento di Cakewalk. Tanti di voi ci hanno contattato perché volevano saperne di più su come agire sul MIDI all'interno di Cakewalk. Insomma, il panorama è vasto, per cui se avete domande nello specifico o volete imparare qualcosa nello specifico proprio per quanto riguarda il software, il consiglio è quello di contattarci direttamente. Ora, detto questo, direi di entrare all'interno del software e vedere come abbiamo sviluppato e come abbiamo concluso fondamentalmente quello che è il nostro mix. Partiamo quindi da quello che era il famoso canale ambient, quindi abbiamo visto che tutte le varie tracce sono state portate, quindi sono state sommate in un main, dopodiché questo main finisce in un
Per me è VCA. Cioè, io sappiate che continuerò a chiamarlo VCA. Non è tecnicamente corretto chiamarlo VCA, perché comunque qui abbiamo la possibilità di mettere dei VST, cosa che invece non è possibile fare su altri sequencer. Sappiate che comunque la funzione, quella rimane, cioè di poter abbassare o aumentare uniformemente tutto un gruppo di tracce. Dopodiché, qui facciamo una mandata fondamentalmente a una traccia che io chiamo Ambient. Cosa ci andiamo a mettere in Ambient? In Ambient fondamentalmente c'è un Lexicon 224 e una correzione di quello che è l'equalizzazione del Lexicon. Questo fondamentalmente cosa fa? Si va a sommare al resto della canzone. Mi crea una sorta di ambiente. Naturalmente, come avete visto, l'ambiente è opportunamente tagliato per poter, diciamo, per evitare, anzi meglio, i vari conflitti. Andiamo avanti. Quindi, creato questo ambiente in cui ipoteticamente tutto il mio mix va a suonare, vorrei trattare con voi quello che era appunto il mid e il side. Allora, nell'ultima traccia, come potete vedere, abbiamo la traccia che io ho chiamato mono, fondamentalmente, e che arriva da questi altri buzz. Perché ho avuto la necessità di creare questi altri buzz? Perché fondamentalmente su ognuno di questi buzz va ad agire questo software. Questo software cosa fa? Analizza sui vari gruppi tutto il segnale che proviene dai vari main. Per cui mi ritrovo qui i miei main, dove in base al segnale che mi ritrovo appunto posso per esempio attuare delle correzioni. Come vedete, per la maggior parte sono tutte correzioni in EQ. Qui fondamentalmente quello che posso fare è continuare a correggere il mio suono e, come in questo caso ad esempio, andare a togliere qualcosa che può creare un disturbo all'interno del mio mix. Naturalmente stiamo parlando di singoli segnali, ad esempio in questo caso sono andato a togliere da, diciamo, il main della voce che finisce nel mio master main o VCA, per me è un VCA, però chiamatelo come meglio credete. Lo stesso viene poi mandato a sua volta in un altro buzz, dove c'è semplicemente dell'equalizzazione e un multi-analyzer. Qui, considerando il fatto che mi arriva tutta la mia voce, compreso di reverberi, compreso di tutto quello che è il segnale, compreso il side, si è reso in questo caso necessario togliere, probabilmente andiamo un po' a vedere, ecco, togliere qualche S, qualche risonanza in particolare sulle S. Andiamo a vedere invece che cosa abbiamo messo nel canale, diciamo, nel mid, quindi quello che è per rafforzare un attimino quello che è il mid. In questo caso abbiamo usato il nostro black box e abbiamo utilizzato un supercharger, quindi abbiamo dato una compressione e abbiamo spinto con quella che è la saturazione. Come potete vedere non arriva tutto il mix, ma arriva parte della batteria, la voce, il basso, a cui abbiamo dato decisamente un pochino più di presenza, però non arriva tutto il mix. Perché? Perché parte del mix viene poi gestito inside, come appunto vi spiegavo all'inizio. Il side, come potete vedere, lo troviamo nelle tracce come somma nei vari step. Qui in questo caso possiamo sentire il side di quello che è la nostra drum e vi faccio vedere come visualizziamo noi il side della nostra batteria. I nostri side a volere, se eventualmente vogliamo arricchire, potremmo fare in questo modo: inserire un buzz da questa parte, inserire ad esempio side, okay. Dopodiché cosa fare? Portare ad esempio ciò che ci interessa dare risalto direttamente dalla traccia, diciamo, quindi dalla matrice mid side, direttamente sul side. Ad esempio questa chitarra, ecco un'altra qua, CLS Sam, quindi andiamo anche qui a dare un side, qui non abbiamo nulla, qui abbiamo le voci, ok, qui abbiamo la somma delle voci, qui abbiamo quelle che sono
i cori, in cui abbiamo veramente dato parecchio per quanto riguarda appunto la somma. Quindi qui abbiamo la matrice del side, 1, 2, qui non abbiamo somma, per cui possiamo dare tutte e due. Ok. Vi ricordo sempre, se non volete esagerare, ricordatevi sempre di togliere i famosi 6 dB. Andiamo a pilotarlo sul nostro master, poi diamogli su questa traccia, diamogli un analisi, in modo che finisca su analisi. Vi faccio vedere cosa stiamo guardando noi adesso. Questa traccia, quindi, cosa possiamo fare ora? La potremmo andare a sommare con il nostro mid, quindi avremo mid e side. Cerchiamo di ringannare l'ascoltatore sul fatto che la musica ti circondi completamente. Ecco, naturalmente non lo facciamo con tutti gli effetti, come vedete sul side non ho mandato la batteria, il side della batteria l'ho fatto nel suo canale, ma poi non l'ho enfatizzata perché quello che ho tenuto ad enfatizzare erano le chitarre e le voci fondamentalmente, ma anche lì poi è discutibile, dipende da che cosa, perché non c'è una regola scritta. Questo è quello che c'è all'interno di questi canali. Adesso andiamo a vedere che cosa invece c'è all'interno del mio mix bus, o meglio, del mio master bus. Abbiamo sicuramente l'SSL, sicuramente. Abbiamo sicuramente il Precision Maximizer dell'Universal Audio, il 1081, questa volta in modalità SE, perché le risorse sono quelle che sono e quindi ho dovuto ripiegare per quello che diciamo la versione SE. Un inflator fondamentalmente per alzare leggermente la loud prima di andare in master, e ultimo ma non ultimo un passabanda che sostanzialmente doveva da tagliare dai 16,5 e dai 40, no dai 30, un passabanda dove taglio tutto quello che non mi serve che l'ascoltatore percepisca, ma è una scelta mia. Poi posso scegliere di enfatizzare anche i 19.000 e i 20.000, o posso scegliere di tagliare a 50. Tanto naturalmente dipende anche dai generi, ci sono dei generi dove se andate a tagliare troppe basse snaturate quello che è il genere stesso. In linea di massima si tende sempre a tagliare leggermente di più sulle basse, perché è nelle basse frequenze che abbiamo, diciamo, la maggior presenza di confusione e di conflitti. Confusione e conflitti non avvengono quando abbiamo una cassa e un basso e tutto il resto parte da 200-300 Hz, quindi tutta la gamma bassa non la vado a disturbare con nulla. Infatti se prendete anche un equalizzatore dinamico con, diciamo, facendo delle curve strette, magari vi accorgete che in una determinata banda la voce non la sentite più, magari sotto i 300 Hz la voce non la sentite più, oppure non sentite più le chitarre, oppure non sentite più qualche synth. Questo fondamentalmente è per far lavorare meglio quello che è alla fine il nostro mix finale. Bene, detto questo, io direi che per quanto riguardava il mix natalizio abbiamo concluso. Si può fare di meglio? Si può sempre fare di meglio. Ogni mix si dice che non si finisce mai, ma si abbandona. Se dovessi riprendere da capo il mix, ci sono alcune sfumature che correggerei diversamente, o meglio che affinerei leggermente di più, però il risultato fondamentalmente mi soddisfa, è là dove volevo arrivare. Posso sicuramente caricare ancora di più, posso fare degli altri passaggi, ma considerando che siamo in ambiente home recording e considerando il fatto che comunque questo è un tutorial per sviscerare come una canzone che comunque risulta gradevole può essere mixata, questo è. Bene ragazzi, e siamo giunti quindi al termine anche di questo tutorial. Abbiamo visto fondamentalmente tutto quello che ho potuto inserire all'interno di questo mix. Spero di avervi dato degli spunti per potervi approcciare anche voi ai vostri mix. Ricordate sempre che siamo all'interno comunque sempre di un mix in home recording. Su alcune cose non ci siamo spinti perché ritengo personalmente che magari il canale non sia ancora pronto per portare determinati contenuti. Per cui, cosa dirvi? Vi auguro naturalmente buona musica e vi do appuntamento al prossimo tutorial.